Allora, Renun, grazie alla preminenza della tecnologia e del business model, è una piattaforma altamente scalabile, quindi adatta per l'espansione internazionale che abbiamo da business plan in UK, US ed Europa. Questo rende proprio il tipo di dati e informazioni che raccogliamo un asset strategico per aziende nell'industria. Infatti, Renun saprà ed influenzerà le decisioni dei consumatori, che sono informazioni appunto fondamentali per tutta la filiera fashion. Quindi questo rende Renun possibile un exit con conglomerati retail, come ad esempio Kering Group, conglomerati media come Hearst, grandi aziende nel tessile come Lenting e grandi aziende nella fashion supply chain come Li & Fung. Faccio poi tre esempi di casi precedenti di exit o investimenti rilevanti nel settore moda e aggregazione. Con lo stesso modello di business di Renun abbiamo List e ShopStyle. List ha ricevuto importanti investimenti dal LVMH per un totale di 60 milioni di dollari, mentre ShopStyle è stato acquisito dalla media company americana Pop Sugar e dalla società giapponese Rakuten che si occupa di affiliate. Mentre recentemente abbiamo ambito aggregazione YOOX NET-A-PORTER acquisita da Richemont. Un caso interessante è anche quello del mondo affiliate in un'altra industria, che è quella di Skyscanner acquisita da Ctrip, che è un conglomerato di servizi travel, per dimostrare come i conglomerati verticali siano interessati a servizi di aggregazione. Come team, infine, il nostro obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta, creare un business sostenibile allo stesso tempo e scalabile per il suo modello economico, e infine profittevole per i nostri investitori.